Buongiorno, stai guardando Gold News sul canale GIGO STB. In questo episodio scoprirai perché Singapore può diventare un fornitore leader di oro, con chi dovrà competere il paese nel mercato dell'oro, dove la domanda di metallo prezioso sta crescendo più attivamente. Non dimenticare di mettere mi piace e di iscriverti. Cosa sappiamo di Singapore? È una delle principali economie del mondo con un PIL pro capite tra i più alti. Il paese ha un'industria manifatturiera ad alta tecnologia, raffinazione del petrolio, servizi finanziari, prodotti farmaceutici e altri settori ampiamente sviluppati. Tuttavia, le ambizioni dello Stato asiatico si estendono ancora di più. Secondo il Consiglio Mondiale dell'Oro, Singapore potrebbe diventare in futuro il principale centro di commercio dell'oro del mondo. Il fatto è che nei paesi con economie in via di sviluppo la domanda di metallo prezioso è in crescita, sia da parte della popolazione che delle banche centrali. La maggior parte di questi paesi si trova in Asia, vicino a Singapore. Tra questi spicca la Cina, il più grande consumatore di oro del pianeta. La banca centrale cinese è diventata leader nell'acquisto del metallo prezioso nel 2023. Singapore è anche vicina a paesi che insieme rappresentano un quarto della produzione globale di oro. Si tratta di Cina, Australia, Indonesia, Filippine, Papua Nuova Guinea e Laos. Se ti stai chiedendo dove è stata estratta la maggior quantità di oro nel 2023, segui il tooltip in alto sullo schermo. Il centro di gravità del mercato dell'oro si è spostato verso est e Singapore si colloca fortuitamente come potenziale fulcro di questo nuovo equilibrio. Questa opinione è stata espressa da Shao Kai Fan, responsabile del Dipartimento Asia-Pacifico e responsabile globale delle banche centrali del Consiglio Mondiale dell'Oro. Singapore ha già preso provvedimenti per rafforzare la sua posizione di centro per il commercio internazionale del metallo prezioso. In particolare, sono state costruite raffinerie moderne e l'IVA GST sull'oro da investimento è stata abolita. Con chi dovrà competere Singapore per il ruolo di primo fornitore mondiale di oro? La Svizzera e il Regno Unito sono da tempo i leader indiscussi in questo settore. Nel 2023, la Svizzera ha esportato il metallo prezioso per un valore di 107 miliardi di dollari. Si tratta del 25% del totale delle esportazioni di merci del paese lo scorso anno. È indicativo il fatto che una parte significativa dell'oro svizzero sia stata destinata ai paesi asiatici. Il Regno Unito ha venduto oro per 65 miliardi di dollari nel 2023. Anche in questo caso, le forniture sono state effettuate principalmente verso l'Oriente, Cina continentale, Hong Kong e India. Altri importanti fornitori del metallo prezioso sono la già citata Hong Kong, gli Stati Uniti, il Canada, l'Australia, il Giappone e la Germania. Come puoi vedere, i concorrenti sono piuttosto seri. Riuscirà Singapore a battere i principali attori del mercato dell'oro? E quando accadrà? Scrivici nei commenti. Hai guardato Gold News sul canale GIGO STB. Iscriviti e clicca sulla campanella. Ti aspettano nuove informazioni interessanti, importanti e utili dal mondo della finanza. A presto!